E l'Italia c'è! C'è l'Italia, c'è l'Italia, e c'è l'esercizio. Avere attenzione della gara è giusto, ma avere paura di fare allenamento non è concepibile. Marta è stata capitana delle farfalle fino al 2016. Il nostro è uno sport che si pratica scalze, dove ci sono dei salti, dove ci sono degli esercizi anche complessi da fare, quindi il fisico, è chiaro che il fisico di una ginnasta deve essere un fisico leggero. Ma non sono solo gli esercizi a richiedere magrezza, oggi come ieri. Negli anni 80, primi anni 90, il canone estetico nella ginnastica ritmica era chiarissimo. O eri magrissima o non potevi neanche provare a fare una gara praticamente. Questo è un modello che io speravo fosse superato, evidentemente non è così. Allora se non è superato, bisogna superarlo immediatamente. Questo è l'abbraccio, questa è l'attuale capitana adesso delle farfalle, Alessia. Marta inizia a fare ritmica a 8 anni, in Toscana. Ha dei bei ricordi di quei primi tempi, ma i metodi erano già duri. Io avevo 10 anni e questa allenatrice ci controllava il peso, ci sgridava se ci vedeva mangiare una cosa in più. Mi disse, per esempio, perché bevi questo succo? Lo vedi che ha un tot di calorie? Ecco perché oggi sei di più di ieri. E io lì per lì non riuscivo neanche a capire cosa fosse giusto mangiare o sbagliato mangiare a merenda. A 17 anni, Marta entra a far parte delle farfalle all'Accademia di Desio, a Monza. Tutte le mattine, quando ci alzavamo, andavamo nella stanza di una delle nostre insegnanti e c'era il controllo del peso. Davanti a tutte le altre? Eravamo tutte insieme, quindi c'era una fila, però chi finiva poi andava via, non rimaneva a guardare le altre. Però sì, eravamo in fila e ognuna si pesava e controllava il peso. Poi Elisa Santoni, la capitana, e infine Marta Pagnini. Sono un gruppo omogeneo che fondono... Io ho sempre avuto un fisico molto magro, molto asciutto, però ho visto tante altre mie compagne che magari hanno, diciamo, sofferto molto di più questo aspetto e per loro non è stato semplice. I ricordi più pesanti, però, Marta li ha di alcuni insegnanti che aveva da bambina. Hanno usato magari delle parole cattive. Tipo che ti dicevano? Commenti magari anche sulle mie problematiche fisiche. Soffro di scoliosi, una patologia della spina dorsale. Si andava a offendere proprio quella che era anche una mia problematica. Nessuna ragazzina, nessuna bambina dovrebbe trovarsi in condizioni di privarsi del cibo o essere umiliata per il suo aspetto fisico. Quando vedo una bambina che pratica ginnastica, io quello che mi auguro è questo, che trovi nel suo allenatore una figura di riferimento, un vero insegnante. E io spero davvero che, nonostante questo momento, le bambine abbiano questa speranza in primis e le famiglie anche. Quindi lo sport vincerà? Lo sport vincerà, io ci credo.